Non pensavamo niente di diverso. Primo perché conoscevo la mia ex squadra, conosco quante qualità morali, di agonismo, di temperamento ha, e anche qualità, perché ha dei giocatori sotto l'aspetto tecnico importanti. Sono partiti sicuramente meglio di noi. Noi eravamo molto contratti, anche le cose più semplici sembrava che la palla quasi scottasse. Poi ci siamo piano piano sciolti, soprattutto quando è entrato in partita João Pedro, dove da quella parte è riuscito a innescare sia le sovrapposizioni di Balzano, ma sia poi assist o gli inserimenti di Farias. Poi siamo andati in vantaggio e da lì naturalmente un po' gli spazi si sono aperti, e fino poi a 5 minuti dalla fine, 7-8 minuti dalla fine, credo che se finiva 4-5-0 non c'era niente da dire. Invece poi abbiamo commesso un errore, abbiamo dato la possibilità a Mukulu di far gol, e poi nei minuti finali naturalmente non siamo stati capaci di rinviare con efficacia una palla, abbiamo permesso all'Avellino di effettuare 3-4 cross e da lì hanno accorciato le distanze. Naturalmente è venuta un po' d'ansia, un po' di paura, però fortunatamente nei minuti di recupero non ci sono state grandi situazioni di pericolo. Guarda, è normale, siamo ancora all'inizio, la condizione non è ancora ottimale, fa un caldo pazzesco, i ragazzi veramente hanno fatto una partita straordinaria sotto tutti gli aspetti. E gli ultimi minuti un po' di lucidità può venire a mancare, soprattutto anche in quel pizzico di cinismo che può portarti anche a chiudere la partita, perché poi veramente abbiamo avuto 4 occasioni pulitissime per fare il 3-0 e invece poi basta una disattenzione per riaprirla, e poi nei minuti finali la tensione si fa sentire, la paura di fare la fine di Terni naturalmente era, credo, nella testa di tutti. No, ma direi oggi veramente solo la fine, dove abbiamo permesso più che altro sempre sui nostri errori di permettere all'Avellino di venirci a creare dei problemi. Io credo che sia importante comunque riuscire a vincere queste partite, perché attraverso queste vittorie ti permettono di analizzare anche con più serenità e dare maggiore consapevolezza della nostra forza. Però sappiamo che dobbiamo migliorare ancora molto, soprattutto la gestione dei vari momenti e soprattutto alla fine, dove è inevitabile che gli avversari non hanno niente da perdere, si riversano in attacco e tu ti fai prendere un po' dall'ansia. Io credo che abbiamo le qualità tecniche per gestire meglio determinati palloni, e oggi lo potevamo fare. In linea di massima ho già pensato chi avrei fatto giocare oggi e chi naturalmente butterò nella mischia martedì, perché è giusto che tutti si rendano partecipi, anche perché abbiamo voluto, io insieme al direttore sportivo e anche la società, un gruppo importante per ogni ruolo, quindi è normale che la condizione non sarà omogenea da parte di tutti, non cambierò 11 giocatori, ma sicuramente farò un abbondante turnover per mettere gente fresca, perché poi sabato abbiamo un'altra grande partita. È stato strano affrontarli d'avversario, perché 3 anni sono 3 anni, soprattutto 3 anni di grandi successi, di grandi risultati, e quindi è stata una partita particolare sotto l'aspetto emotivo, però nel momento in cui l'arbitro ha fischiato il mio pensiero è andato solo sulla vittoria del Cagliari.